Amici di Endu Channel, benvenuti a questa nuova puntata nel tuo percorso che ti porterà a percorrere da zero dal divano a 1000 metri di gloria e di dislivello. Siamo arrivati al capitolo alimentazione, aspetto fondamentale per raggiungere il tuo obiettivo, e lo facciamo con lei, la migliore, la conosci già da Sport Kitchen. Elena, buongiorno. Buongiorno, allora sei pronto? Tu sei pronto, Angelo? Sempre, nato pronto. Fantastico, allora direi partiamo. Via! Volkswagen. E finalmente ci siamo in questo nostro grande obiettivo di portarti dal divano a percorrere 1000 metri di dislivello in bicicletta. È arrivato l'appuntamento più importante, quello più sentito, quello che viene richiesto da tutti. Elena, mitica, grazie, sono veramente onorato di essere con te oggi. Grazie a voi. Come ci alimentiamo? Come si deve alimentare una persona che parte, diciamo, dalle prime armi e inizia a fare dell'allenamento in bicicletta? Guarda, io dico sempre che la nostra mente lavora un po' per immagini, quindi cosa vuol dire questo? Quando ci sediamo a tavola, quando ti siedi a tavola, l'unità di misura della nostra alimentazione è il nostro piatto. Quindi so che stai già fantasticando sulle dimensioni del piatto, prendi il tuo piatto da secondo, quindi la portata che hai a casa tua, e cerca di suddividerlo in questa maniera. Un terzo del piatto parti sempre da un alimento magro, fonti di proteine, quindi il pesce, il pollo, la carne, le uova e via dicendo. Se sei vegetariano, anche il tofu è un ottimo alimento con delle proteine nobili. Un altro terzo del piatto la verdura, di stagione, crudo, cotta, come preferisci, condita con dell'olio extravergine di oliva, perché anche i grassi sono importantissimi per la prestazione. Spesso ce ne dimentichiamo, arriviamo un po' da un decennio dove si è detto che i grassi fanno malissimo, in realtà è importante scegliere quelli buoni invece quelli meno vantaggiosi. E poi un ultimo terzo del piatto di riso, orzo, pasta, insomma cereali, quindi carboidrati più raffinati. E noi abbiamo tutto nel nostro piatto, possiamo giocare sul volume a seconda della fame che abbiamo, ma il rapporto tra questi nutrienti ci porta ad alimentarci in maniera vantaggiosa, senza eccessi e soprattutto senza inserire nella nostra alimentazione quelli che sono gli alimenti che in realtà ci intossicano e non ci alimentano. Benissimo, Angelo ci ha insegnato, ci ha detto fai queste due pause pranzo a settimana, un'ora e mezza, due di allenamento per i più fortunati, e poi il classico lungo, le 4-5 ore al sabato. In questo caso tu che consigli daresti ai nostri amici? Se ti è possibile, fai un pasto prima di partire per il tuo allenamento, oppure uno spuntino un po' più abbondante. Se a metà mattina di solito non mangi niente, magari potrebbe essere l'occasione per mangiare un frutto con un pezzo di parmigiano, oppure qualcosa di più sostanzioso quando fai allenamento, ad esempio un toast molto semplice. E poi durante l'allenamento, essendo un allenamento della settimana, quindi immagino circa 90 minuti più o meno o poco di più, non è indispensabile mangiare qualcosa, ma lo diventa nella mezz'ora che segue il nostro allenamento. Quindi piuttosto inserisci il tuo pranzo subito dopo allenamento. Per quale motivo? Perché non solo ti aiuta a recuperare l'energia che hai consumato, che è fondamentale, in particolare se vogliamo star bene, quindi magari anche dimagrire o ritrovare la nostra forma fisica, ma tutti i nutrienti attivano l'allenamento che abbiamo effettuato, quindi in altre parole cliccano su on, come dico sempre, sugli stimoli allenanti. Quindi il piatto di cui parlavo un attimo fa cerchiamo di metterlo dopo allenamento, e durante il nostro allenamento portiamo con noi sempre una borraccia, almeno di acqua, ma non sempre quella bassa. Cosa ci mettiamo in questa borraccia? Sicuramente acqua, e cerchiamo di assumerla ogni 10-15 minuti la nostra pedalata, però considera che la sola acqua non basta, perché ti sarà capitato magari di sudare, bevi acqua e continui a sudare o comunque aumenti la sudorazione. Questo vuol dire che il nostro organismo non assorbe quell'acqua lì, e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inserire anche i principali minerali che sono presenti nel sudore, sodio e cloro. Ora arrivo subito al pratico. Andiamo in cucina, prima di uscire prendi 4-5 granelli di sale grosso da cucina e li metti per ogni mezzo litro di acqua. Non senti il sapore, ma quell'acqua è più ricca di minerali, questo ti aiuta a reidratarti in maniera più vantaggiosa mentre pedali. Molto buono questo consiglio, anche perché ti dico una cosa, anche tante persone che si allenano assieme a me, la prima cosa che fanno, mi si presentano con una lista di integratori così. E ha detto aspetta un attimo, mettiamo un attimo in ordine queste cose. Io non sono la persona più indicata, tu sì. C'è bisogno, appena iniziato questa avventura del ciclismo, di avere una lista così di integratori, o è meglio iniziare a scegliere quando, come, cosa?
come dici tu, basta poco. Quindi se vuoi fare un passo in più, il consiglio è quello di scegliere poi un integratore isotonico salino che puoi mettere appunto nella tua borraccia al posto del sale da cucina. Quindi ora hai da doppia scelta ed eventualmente il primo integratore è proprio questo. Un altro integratore è un prodotto molto leggero per il recupero, quindi tu finisci la tua attività, non hai tempo per mangiare, ma ora hai imparato che devi sfruttare questa prima mezz'ora dopo allenamento e quindi puoi prendere quella miscela perché ti aiuta da subito a recuperare. Successivamente un altro integratore che potremmo eventualmente comprare è una barretta, perché quando facciamo i nostri lunghi la sabato, la domenica, quando abbiamo più tempo, i soli alimenti non bastano, quindi il consiglio è di prepararsi magari dei piccoli panini o tramezzini con la marmellata o eventualmente anche con prosciutto da alternare, ma delle piccole barrette ci danno più energia in poco spazio, vincendo in leggerezza e anche in praticità. Tipica situazione del ciclista o della ciclista: entusiasmo, bici, libertà, vado, però la bici rispetto alla corsa a piedi ti frega perché ti porta al largo, però poi devi tornare a casa e lì iniziano le visioni mistiche. Poi arrivi a casa e ti mangeresti anche la tavola. Abbiamo sbagliato qualcosa se ci viene da mangiare la tavola appena tornati? Allora, è molto probabile che ti sei allenato con intensità e questa è una cosa positiva. È probabile però che tu non abbia seguito bene la tua strategia di integrazione, quindi l'ideale sarebbe mangiare una barretta o un paninetto ogni ora della nostra pedalata. Lo puoi mettere comunque sulle tue applicazioni che con una sveglia ti aiutano proprio a ricordarti ogni quanto bere, quindi ogni 15 minuti, 10-15 minuti, e ogni quanto mangiare, quindi almeno ogni 50 minuti / ogni ora. Se questo è stato fatto correttamente, allora quando arrivi a casa è il momento opportuno per iniziare il recupero, quindi se hai una fame da lupo non tenerla con l'idea di dire devo dimagrire, non è il momento di mangiare, è quello il momento per approfittare di mangiare. Possiamo fare il nostro piatto, come dicevo prima, sempre nella prima mezz'ora o possibilmente nella prima ora, con sicuramente un alimento fonte di carboidrati che ci aiuta a recuperare. Ad esempio, noi italiani siamo amanti della pasta e in questo momento è comunque un'ottima occasione per iniziare il recupero. E poi sempre un alimento magro fonte di proteine, quindi come dicevo prima può essere del pollo, del tacchino, eventualmente l'albume dell'uovo, insomma ciascuno la propria soluzione, però abbinare sempre dei carboidrati e delle proteine. Solo in questa situazione magari evitare la verdura, perché in questo momento la nostra urgenza è di iniziare il recupero ed attivare l'allenamento. Molto molto bene. Momento clou. Arrivo, mi alleno, arrivo a casa, dai, inizio a fare le cose bene, e il giorno che però sto fermo o sto ferma, cosa succede? Che mi piglia una fame che mangerei tutto, perché nel giorno in cui faccio meno mi viene più fame. Allora guarda, le risposte sono due, molto semplici. La prima è che quando il muscolo si contrae, quindi sto facendo il lavoro, nel senso che mi sto allenando, produce degli ormoni che spezzano un po' la fame, quindi ci aiutano anche a sentire meno la fame, per dirla in maniera molto semplice. Quindi più ci alleniamo, meglio, sempre con metodo, ovviamente con le indicazioni che hai giustamente fornito, questo ci aiuta anche a gestire meglio la fame nelle ore successive. Quindi l'allenamento, anche poi quotidiano, se ne avremo tempo nel nostro futuro, è sicuramente un ottimo compagno di vita anche per questo motivo. Il secondo motivo per cui il giorno in cui non ci alleniamo e sentiamo la fame, che il nostro corpo sta ancora recuperando dal giorno prima e quindi è importante fornirgli i giusti nutrienti con gli alimenti che ci servono. L'errore grosso che spesso si fa è quello di dire oggi non mi alleno, mangio di meno, tolgo qualcosa. In realtà così è un conto che non andremo mai a saldare. Nel sì, senso perché che... questo capita tante volte, delle persone che si allenano con me mi dicono sai oggi mi sono tenuto un po' del mangiare, poi sono andato a fare 5 ore che così dimagrisco di più. In realtà no, abbiamo messo un po' in crisi il nostro organismo e anche il metabolismo, quindi anche quando non ci alleniamo dobbiamo avere in mente il nostro piatto ben diviso in tre parti, quindi magari quel giorno non mangiamo il dolce eventualmente, però l'ideale sarebbe sempre mettere dei carboidrati per continuare a recuperare, la verdura che è molto importante, antinfortunio, ha tantissimi benefici, e poi gli alimenti fonte di proteine perché il muscolo sta continuando a recuperare. Quindi è quasi più importante nel giorno di riposo adottare delle strategie anti fallimento, diciamo. Sì, io dico mangiare pulito, nel senso concentrarci su quello che noi mettiamo nel piatto, per questo che prima dicevo la nostra mente lavora per immagini, concentriamoci sul nostro piatto. Fantastico. E quando andiamo a tavola mettiamo tutto in tavola, così siamo già sazi a livello mentale. E arriviamo a questa giornata fatidica in cui
farò per la prima volta i 1000 metri di dislivello. Come alimentarsi? Che strategie utilizzare in quella giornata? Allora, magari il giorno prima aumentiamo leggermente i carboidrati nel nostro piatto, quindi se torniamo al nostro piatto diviso in tre parti, togliamo per quella sera la verdura, possibilmente, e aumentiamo un po' l'apporto appunto di pasta, di riso, quello che abbiamo a disposizione, mantenendo sempre la fonte di proteine. Successivamente non dobbiamo improvvisare, nel senso che sicuramente siamo in un posto nuovo, diverso da casa nostra, ci viene anche voglia di provare qualche piatto nuovo. Ecco, no, magari per il giorno prima manteniamo le nostre abitudini. Lo stesso per la colazione. La colazione dovremmo ormai averla provata, testata, aver trovato la nostra nelle uscite prima delle giornate lunghe, quindi gli allenamenti lunghi. Quindi quella diventa la nostra colazione. E poi in bici ricordatevi sempre di integrarvi a partire sin dalla prima ora, soprattutto magari in questo impegno sportivo dove magari siamo più tesi, anche dai primi 45 minuti, sempre con gli alimenti e con gli integratori che hai provato nei tuoi allenamenti. E allora io direi che i nostri amici hanno tutti gli ingredienti giusti per trasformare questa giornata in cui sono partiti da zero ad arrivare a 1000 metri in una grande giornata. Tornati al punto di partenza, quante cose abbiamo imparato oggi, grazie, quante cose ho imparato, grazie, ma prima di lasciarti andare sì? Devi togliere due curiosità. Vai, sono pronta. La prima, sì? Come è nata la tua passione per la bicicletta, se ci vai ancora, ci vai, ci sei andata, ci andrai? Ci vado, penso che la bici sia una compagna di vita, come tu mi insegni, la miglior metafora della nostra vita e ci aiuta a star bene, ci aiuta a scoprire nuovi posti, insomma sono tantissimi vantaggi, quindi anch'io non ne potrei fare a meno. E mi ricordo mio padre che tornava prima dal lavoro, mi telefonava e mi diceva guarda sto arrivando, è così andiamo in bicicletta insieme, e io ti assicuro che speravo arrivasse un pochino più tardi perché si trattava di insegnarmi a stare a ruota. Non ho imparato, adesso tu invece mi insegnerai ad andare in discesa, hai promesso? Visto okay. Che tu mi insegni a mangiare, però sai che io sono veneto e così alla fine... Adesso devo proprio togliere tutto, un prosecchino, una birra a fine giro, me lo lasci o no? Allora, la birra sì, cerca di sceglierne una chiara, mi raccomando, leggera. E per il prosecco, dai, facciamo un calice di vino rosso? Un punto di incontro? Ci sto. Andata. Bene, allora non ti resta che prendere tutti questi consigli che sono oro colato, metterli assieme e continuare in questo nostro, nel tuo percorso per arrivare ai 1000 metri di dislivello e per divertirti ancora di più in occasione del Sellaronda Bike Day del 10 giugno. Grazie ragazzi di essere stati con noi. perché sto pensando il sito degli articoli enduchannel.net. ok, vi abbiamo raccontato tantissime cose, quindi se qualcosa vi è sfuggito volete ripassarlo, ci sono anche i nostri articoli, seguiteli su enduchannel.net e scrivete i vostri commenti qui sotto. Ciao. Allora.